Ti chiamerò manichino. Italia. Buonasera amici all'ascolto, ma che colpa abbiamo noi? Staremo con voi fino alle ore 20. Oggi è la puntata speciale curata da Marta Malesevic. In studio poi con me Alberto Polifroni e poi l'ospite che lo presenterà direttamente Marta, che è con noi in studio in carne ed ossa. Ecco, non in collegamento, felicità, quindi ce l'abbiamo con noi. Se volete potete vederci in streaming scaricando l'applicazione sia da Android o da iOS per i dispositivi Apple su Radio Italia anni 60 100.5 Roma, e così potete vedere lo studio. Allora, oggi qua abbiamo l'onore di avere con noi Francesca Lotta. Ciao Francesca, ciao, come stai? Bene, grazie, sono molto felice di essere qui con voi, molto felice. Che notizie ci porti? Raccontaci un po', insomma, un po' di novità. Beh, dopo tanti anni di sacrifici, di impegno, ho finalmente uscito da poco, a dicembre, il mio nuovo disco, Anima Mediterranea, che tra l'altro sono venuta a presentare qui altre volte con i miei musicisti live. Purtroppo oggi erano impegnati e non sono potuti venire. Per cui sono veramente adesso felice di poter presentare questo disco che per me rappresenta moltissimo. Anche perché c'è stato un grande lavoro. C'è stato un grandissimo lavoro di tanti anni e praticamente questo disco era una cosa che dovevamo fare con mio papà. Quindi dietro c'è una motivazione molto importante. Mio papà era un grande tenore e purtroppo è scomparso giovanissimo, ed era un sogno che avevamo di fare questo disco di canzoni antiche siciliane e napoletane dal 1700. Io sentivo da bambina, ascoltavo mio padre cantare queste canzoni e ne rimasi incantata. Ma scusami Francesca, le hai modernizzate o sono rimaste? No, è tutta una versione molto particolare, completamente diversa. L'arrangiamento è diverso, ma sì, la canzone non si cambia. No, infatti. Però diciamo in acustico, tutto in acustico, tutti veri. Tra l'altro ho desiderato farlo con musicisti veramente molto molto bravi, tipo il contrabbassista di Minar, il grande Massimo Moriconi, Cristiano Viti che ha fatto gli arrangiamenti, Simone Talone alle percussioni. Insomma, è tutto in acustico, strumenti veri, perché credo che la musica va riscoperta finalmente nella sua anche nudità, se vuoi, con pochi strumenti ma belli, veri. Prima c'è stato un periodo della nostra vita in cui, soprattutto gli anni 90, devo dire, 80-90, molto dove c'erano elettronica, sintetizzatori, molto elettronica. Io ho sentito proprio il bisogno di dare più importanza alla voce, alle emozioni, comunque, che tu senti quando c'è poco volume, comunque ci sono le cose in intensità. Ecco, questo per me è stata una ricerca molto importante. Abbiamo addirittura fatto dei suoni in una chiesa sconsacrata proprio per ottenere determinate sonorità particolari. Insomma, c'è una ricerca sonora molto bella, 30 bella. Coristi che hanno cantato. Addirittura, tutto questo in Sicilia? L'ho registrato in Sicilia perché comunque sono siciliana, ma siccome molte sonorità erano siciliane, volevo quindi che venisse da lì. Sì, 30 coristi erano di lì, certo. Quindi insomma. Tra l'altro faremo una bella tournée estiva anche con questi 30 coristi, una cosa molto bella. Però quindi te li porti, ma un tour in Italia o è sempre, perché sì, so che sei andata anche un po' all'estero a fare qualcosa? Non solo in Italia, probabilmente andremo anche a Malta, comunque faremo tante cose belle insieme, bravi. Però, tu sei esplosa. Non amarmi. E nel disco tra l'altro abbiamo fatto una nuova versione. Tu sei esplosa con questa canzone. Immagina che qualche pochissimi anni fa, 3-4 anni fa, sono stato nel mio mare a Lavinio e in piazza è arrivato Baldi, chiaramente, ha cantato la canzone. Tu non c'eri, credete, però ho detto: mamma mia, che canzone! e tu proprio fai parte di una canzone che poi l'ha incisa adesso da sola. Se possiamo, no, ce l'abbiamo. L'ho incisa con Aleandro. Ah, con Aleandro? Sì, no? Perché tu dicevi che era da sola. Però è una versione molto particolare, in acustico. Ah, perfetto.
E tra l'altro vi annuncio già che l'11 aprile canteremo di nuovo insieme. Ma che sensazione ti fa ricantare adesso con lui una canzone che hai cantato più di 20 anni fa? Che cosa? Allora, ogni volta è un'emozione diversa, perché dipende da tante cose, no? Cioè dalla tua emozione in quel momento, dall'arrangiamento. Magari a volte è capitato che l'abbiamo cantata con chitarra e voce, a volte in questa versione, cioè, qui per è una marmi, specie... dicendo, sì, sì, sì. Per esempio l'ultima perché versione, perché è bella la canzone, bravo, e certo. Devo dire in tutte le versioni è una delle canzoni più belle italiane. Che dovreste sperimentare qualcos'altro insieme, no? Magari creare qualche altra canzone, sì, che magari vediamo è perché c'è un contrasto di voce, certo. E praticamente a Baldi gli serve una cantante come lei. Ma pensate un contrasto che funziona, che la nostra casa discografica non tutti ci credevano al nostro sì. Tu potrei andare con Baldi o puoi andare con Leali, con il mio amico, con Fausto. No, tu hai una voce proprio da contro. E poi è stato il tuo coach, no? Quando hai fatto, a proposito di questa esperienza televisiva di Ora o Mai Più, come l'hai vissuta, come è andata? Beh, insomma, un po' traumatizzante, perché praticamente ho dovuto sostituire da un giorno all'altro Donatella Milani. Mm-hmm. Che aveva un problema, si era ritirata, e io praticamente mi ha chiamato il giorno prima il mio manager, diciamo, che si occupa della televisione, e mi ha detto: domani che fai? Ah, proprio così. Poi c'è un problema, ho detto: ma di che si tratta? Mi ha spiegato al volo così, ma non è che ha capito bene bene di che si trattasse. E io praticamente sono andata l'indomani in Rai, ho provato 15 minuti con Fausto. E lui ti sei trovata bene? Benissimo. Ma Fausto è un professionista. Cioè, io lo conosco da tanti anni, però non avevo mai cantato con lui. Quindi in 15 minuti abbiamo provato, siamo andati praticamente dopo 15 minuti in diretta, ed è andata molto bene, devo dire, perché le nostre voci si sposano, devo dire. Poi non è che possiamo a questo punto, scusami, perché io adoro Fausto Leali, lo conosco. A me lo dici, io lo amo follemente. Immagina che il suo manager, l'altra giorno, è venuto qui, no? Ah, forse non devi venire da me, ma sì, io sono andato agli ultimi concerti. Dico, tu sei il suo manager? Sì, ma io l'ho cresciuta. Allora, qual è la canzone, prima canzone che ha cantato Fausto? Ha detto, non cantaci la prima, cioè, ha detto, no. Se non hai soldi per la campagna, questa canzone che è stata la prima, era un rock, perché lui faceva parte, stava con Celentano, no? E si è fidanzata con Milena Cantù, dice, madonna quante cose sai, state fidanzate con Milena Cantù, che era che poi era la cantante, sai, che tutti cercavano, che stava con Celentano, lo so, no. Io sono anni 60, la radio giusto, Fausto Leali comincia prestissimo, siamo nel 60-61, eccola, te la sta mettendo Gabriele, la prima canzone di Leali. Resta in città. Ma tu lo sai questo, che Leali, bravissimo, Gabriel, il nostro fonico, ma tu lo sai che lui ai concerti non la canta i concerti, la rinnega. Come fai a sapere questo? Perché sono dal concerto, e poi alla fine praticamente sono dal concerto, ma lui era preso da una corista straordinaria, bellissima, da fare questo concerto, sono andato a trovarlo, lui era un pisciato che poi ha sposato, troppo bella. Ho detto, ma la canzone che non è, ancora ti ricordi quella? Ma un pezzettino, allora cantiamo io e te, allora, hai capito? Però è la prima, bravo Gabriel. Francesca, c'è Francesca, qualche pezzo che hai scritto te nell'ultimo album, sì. Ce ne vuoi parlare? Sì, una canzone che ho dedicato a mio padre, è dedicata proprio con tutta la mia anima, perché quando è scomparso mio padre nel 2003... Ma molti 2003, anni fa, perché ne parli 2000, come se fosse sta ieri. Nel 2003. Madonna, però per me è come se bello, fosse... Ma che bello, ieri. Io adoro i miei genitori. Guarda, che non ho più, figurati. Ti faccio vedere quanto era bello. Mamma mia. Posso? Sì, certo. Mamma mia. Mio papà era bello dentro e fuori, era un'anima... Allora tu annuncia... E chi sono le due bambine? Io e mia sorella.
Ok, più piccola o più grande te? Lei è un po' più piccola, di un anno. In onore proprio del padre, non c'è proprio una canzone che lui... Sì, amore paziente... mio. Lo dico io perché... perché lei Marta mi ha confessato ho dei problemi con i dialetti, quindi ovviamente... No, sono calabresi, è cotodisse. Ma cotodisse? Amore mio, no, amore mio. E non è cotodisse? Amore mio è una canzone che ho scritto io. Ah! Perfetto. Ti volevo dire poi a loro... Amore mio, allora, la storia, poi te la racconto. Dai. Francesca Lotta. Ma le parole sono tue? L'ha scritta proprio lei. Io me la sento perché... Allora, sì. Praticamente io ho scritto la storia di tutte le canzoni del disco. Vedi, tipo Riva sa la storia di com'è nata la canzone. Ah, carino, posso? Sì, sì. Nel 2018 è uscito questo. Ma questa è un'idea geniale, eh? È un'idea geniale questa. Grazie, l'ho scritto pure in inglese, perché voglio promuovere proprio la nostra musica antica in tutto il mondo. Tanto mi stanno scrivendo, ciao! Ci stanno seguendo da Malta, che ho fatto un concerto lì con i miei musicisti che sono di qua tra l'altro. I maltesi. Sono stupendi, l'accoglienza... Tipo vedi come noi siciliani. Vedi qual è il cosa. Mio problema? Che io non capisco. Io avrei bisogno di un interprete. Ma tu sei di Palermo? Te lo dico. Sono palermitana. Sì, sì. Questo è il mio grande problema. Devi vedere quando c'era Peppino Di Capri, no? Ti dico le comiche. Lo traduco io. Amore mio, se fosse ancora qui tra le mie braccia. Sì. Questo bisogno di, è fortissimo questo bisogno di mio, il bisogno che di tu me. Fossi vivo qui, sembra un altro sul mio petto, con diretto stretto. Dove sei? Perché ho scritto Unisi, dove sei? Ho scritto questa canzone di rigetto perché mia mamma mi diceva sempre, parlavamo con lei, io dicevo, ma ti giuro, è allucinante, più passa il tempo e più mi manca papà. E lei mi disse, ma non potrei mai capire il dolore di una compagna di vita dopo 40 anni insieme. E ho scritto questa cosa pensando al dolore di una compagna di vita. Quindi è come se l'avessi scritta per tua madre. Per mia madre, il dolore che può provare un compagno di vita. Ma sei andato, siamo in confidenza, è andato come per malattia? O... Sì. Ah. Sì. In un mese e mezzo. No. Via. Ne aveva? Avevo appena fatto 62 anni. 62 anni giovane. Una persona, poi non perché era mio padre, ma aveva un'anima meravigliosa. Quando lui entrava in un posto è come se avesse una specie di aura bianca, no? Non riusciva a rimanere indifferente. Ma lui è, comunque era musicista, quindi tu hai fatto anche le cose con lui, no? Sì. Fatto delle cose con lui. Aveva formato una compagnia di operetta. La musica di chi è? La musica di una ragazza. Non donna. È tua? No, perché. Quella di un ragazzo siciliano? No, una ragazza, una donna, ma è Catal. Bella. Ma neanche. Lui capisce il testo, però. Tu la canti benissimo, tu hai una voce. E io questa la suono. Tu hai una voce, tesoro mio. Potresti fare pure il jazz, potresti scusami, fare. Scusami, adesso che ti ci sei messa, mettiti c'è una veramente, voce. Porca miseria, un artista. Marta, lei c'ha una voce incredibile. Ho avuto un bel periodo. Ha dei bassi che ha, gli alti, rauco. Potrebbe fare pure il jazz. Fa tutto. Io sto facendo più jazz blues. Voi sentirai jazz, altri ti piace fare il jazz a te? Blues. Ma anche questa comunque ogni tanto, vedi adesso, anche adesso da... E no? Questo è un blues, se blues. Vogliamo. Dovresti ascoltare Vittina Crozza allora. Vittina questo Crozza è un blues. Vittina Crozza allora ti piacerà molto se ti ami quella canzone. Certo, tua madre quando l'ha sentita la canzone deve essere stato, eh? No, devo dire ogni volta che la sente. Ma tu che rapporti hai con la tua sorella? Avete meravigliosi. Meravigliosi. No, una famiglia... Questo è importante. Molto. Comunque. Solo che loro abitano a Palermo. Vabbè, voglio dire, vabbè. Sì, però sai, gli impegni, le cose... Mi mancano, insomma. Cerco di andare più spesso certo. possibile, però non è facile. Un'ora d'aereo. Sì. No, io poi ho anche... facendo tante cose, anche una casa vacanza che gestisco, quindi dai.
soprattutto d'estate, tra il lavoro sempre mio. Lì, no? Dove abito io, vicino a Roma. Vicino a Roma. Monte Libretti si chiama. Molto bello, un posto, però non è facilissimo, certo. Insomma. Però mi manca tanto, 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 mi mancano i miei nipotini, la mia famiglia. È chiaro, sono grandi loro, i nipotini. Il nipotino è 13 anni più piccolo. Beh, grandi, Siamo tornati in diretta, ma che colpa abbiamo noi? In studio con noi c'è Francesca Alotta, Alberto Polifroni, Roberto Fusillo e Marta Manzini. E sempre lei. Ma c'è anche Roberto Fusillo? C'è anche Roberto Fusillo. Colui che parla? Colui che sta parlando. Colui che dirige. Si vede che abbiamo fatto il classico noi, eh? Veniamo dal classico. Senti Francesca, e l'idea di ripartecipare al Festival di Sanremo? Sarebbe bellissimo, però è così, è quasi impossibile adesso. Quasi impossibile perché ti devono invitare loro. La casa discografica. Non c'è più la casa discografica, ormai dietro, no, serve, no, ormai no. Dipende da forse dal manager che hai. Ah, sì, dipende. Ah, pensavo che le case. Hai visto questo ultimo Festival di Sanremo? Sì, ero veramente a Sanremo perché stavo promuovendo proprio il mio disco nuovo Anima Mediterranea, quindi ero lì per approfittare un po' di tutte le, sai, media che sono tutti, certo. Lì, quindi per ottenere quel tipo di pubblicità devi insomma viaggiare per tutta Italia, quindi è stato molto più conveniente andare a Sanremo e quindi l'ho vissuta da Sanremo e ti devo dire la verità, quest'anno ho notato un po' di in giro, no? Un po' di, ero più un moschetto dell'altro anno, addirittura meno gente, come un po' sottotono, non lo so, io ti parlo dell'esterno, Non l'ho seguito molto perché purtroppo, diciamo, ero chiaramente lì per fare la promozione, certo, quindi è chiaro che non l'ho visto. Invece, ora ti faccio una domanda che per certi versi potrebbe sembrare un po' ridicola, no? Ma che cosa, cioè, quel giorno, quella sera che vi hanno detto il vincitore è, che cosa hai provato? Cosa si prova nel vincere un premio così importante? Ma tutte le conseguenze, mi interessa il dopo, no? Il giorno dopo che tu esci da quel palco. Diciamo, intanto anche quando ce l'hanno comunicato, praticamente io sono... cioè, mi sembrava una cosa impossibile, anche perché come ti stavo dicendo prima, la nostra casa... forse ti stanno chiamando... La nostra casa discografica, non ci credevano tutti, tranne Mario Ragni, che era il nostro direttore artistico, e Giancarlo Bigazzi, che è stato il nostro... E per questo mi è venuta la domanda, no? E quindi dicevo, no, non sarebbe, non è credibile una storia d'amore tra una persona che ha un handicap e l'altra che no. All'epoca, nel 92, c'era molta reticenza nel parlare della disabilità. Quindi quasi quasi sembrava che non ci credesse nessuno, no? E quando siamo riusciti, pensa che noi ci siamo comprati i vestiti a Sanremo, cioè, quindi neanche gli outfit avevate scossati, no niente, io mi sono cosa indossavi, perché io non me lo posso niente ricordare. Di che, perché io sono una frana, ti confesso che sono un disastro a livello di moda. Beh, non si direbbe, beh, adesso sono un pochino migliorata poco poco, ma all'epoca proprio zero, tant'è vero che io non avevo truccatrice personale. E se tu vai a vedere, insomma, ero proprio veramente poco truccarne. Ma perché qualcuno ce l'aveva, qualcuno no? Ma sì, quelli che magari sapevano già da tempo di essere lì, erano organizzati con il look maker, questo, quell'altro. Noi siamo arrivati lì praticamente esattamente come eravamo, due persone semplici, normali, tranquille. E ti ripeto, non avendo avuto il tempo proprio materiale, perché da quando ce l'hanno comunicato saranno passati, non so... 15 giorni, ma frenetici, perché c'erano tante cose da fare, certo. Insomma le prove, quello, quell'altro, un mese sarà stato insomma in tutto, però credimi non c'è stato proprio il tempo materiale di pensarci. E quindi siamo arrivati lì, ti puoi immaginare, mai e poi mai avremmo pensato di poter vincere, certo. Anzi quasi quasi, ti dico la verità, eravamo un po' sfiduciati, siamo arrivati tipo, vabbè, noi... Chi la va la spacca? Noi facciamo, la cantiamo con l'amore che abbiamo dentro, con la passione che a noi piaceva tantissimo la canzone, quindi sperando di comunicarlo agli altri, no? Questa nostra emozione. Ma lì, scusami, la giuria era composta solo dal pubblico o c'era anche sempre la stampa? Come funzionava? Oddio, adesso... Non te lo ricordi? Vabbè, una domanda che mi è venuta così, però. No, forse c'era una... Forse che c'era, sì, qualche...
giornalisti o misto, non lo so, non me lo, okay, lo ricordo. Sai, in quei momenti non pensi a niente. E praticamente quando ci hanno comunicato che avevamo vinto, che siamo, ci hanno portato, quando siamo entrati sul palco, io non ho visto, sai, la Staller, l'ex moglie di Sylvester Stallone, sì. Ecco, è 2 metri di donna con, okay, i tacchi, io non l'ho vista, cioè ti sono andata addosso. Oddio, scusami, capi. Sono andata addosso, praticamente non l'ho vista per l'emozione, quindi immagina come stavamo così. Così. E chi era lo secondo? Scusa, che non mi ricordo. Scusate un attimo, sì. È perché abbiamo un ospite importante, un bambino, il cocchetto mio, un il nipotino mio acquisito, oggi è il suo compleanno, e che vuole che gli faccio gli auguri per radio. Vai. Diego! Diego, forza Roma, Diego! No! Forza Roma, forza Inter! Ah, bravo, meglio Inter allora! Ma quanti anni fai, Diego? Quanti anni fai? Emiliano, quanto fa? Quanti anni fa? Ah, 4, allora tanti tanti auguri, capito? E forza Roma sempre! Auguroni! Auguri a tutti, auguri a tutti, Auguri, ciao. Allora, Francesca, ricordo il pubblico che ci ascolta, che con noi stasera è Francesca Lotta, e chiedevo proprio a Francesca cosa si prova non nel vincere, quindi eravamo arrivati, non ho detto il vincitore è... Sì. Praticamente quindi puoi immaginarti l'emozione. Poi dopo, il giorno dopo, c'era mio padre, tra l'altro mio padre e mia madre, che erano venuti a Sanremo, e sono stati ripresi da una televisione privata nel momento in cui hanno detto quarto, terzo, secondo, cioè è stata una cosa, mio padre che anno era? 92. È stato emozionante vederlo, insomma. E ti è cambiata comunque la vita subito. Sì, è cambiata dopo, talmente tanto, ma ti dico la verità, ma sinceramente non è cambiata da me, cioè non ero io che ero cambiata, perché molto spesso molti colleghi cambiano, basta poco. Ma le persone poco. Che ti circondavano, le persone che mi circondavano, certo, sì. Le ho viste proprio diverse, alcune, certo, persone, non tutti chiaramente, però alcune persone le ho viste, magari, che ne so, persone che non avevi mai visto, erano tutti amici, parenti, anche ex, che non ho mai visto in vita mia persone, cioè sì, capito? E mi sono sentita un po' strana, infastidita. Ho bisogno di capire, di ritornare, capito? Infatti sono partita una settimana con una mia amica d'infanzia. Dopo la vittoria? Verso aprile, così, dopo la promozione, c'è stato un momento di tranquillità verso aprile, sono partita, ho bisogno di ritrovare me stessa. Adesso è il momento di ascoltarla. No, lo devo dire io, perché voi, ragazzi, non diamo lei lo canta giusto. E manco si rende conto perché di cosa la vogliamo ascoltare tutta. No, un attimo, io dico questo. Lei lo canta, e a volte il cantante ne conosco tanti, come gli abbiamo detto l'altra sera a Peppino Di Capri. Peppino mio, benvenuto qua. Ma tu quella canzone lì che mi si alzano la pelle, cosa, ma qua, ma manco tu lo sai quando canti quello che succede in giro, Roberta, e lui è vero, manco lei lo sa, capito che significa questa canzone nel sentire, perché la canta da professionista. Roberta, no, ti dico la verità, Roberta, mi emoziona quando vedo ragazzi che non erano nati. Ecco. Quello c'è stata una volta, specialmente, non so, qualche 3-4 anni fa, ho fatto una serata dove c'erano Sugar Free, c'erano personaggi, insomma, giovani. E c'era tutto questo pubblico di ragazzini piccoli. Io ho detto al mio manager, ma io... che faccio qui? Questi sono proprio giovani, sì. Tu non ti preoccupare. Che la conosco, vai. Dico, no, ma sono andata, ho cantato e cantavano insieme. E io lì proprio non sono riuscita a trattenermi. La storia, ma voi come la conoscete? Ok, allora sentiamola veramente. Nella versione, ma io ho un però pezzettino di volume che la devo cantare sottofondo. Anima mediterranea, però, sì? Ok, nuovo Francesca Lotta. Ascolta. È una specie di opera. Senti quanto è bella. Sì.
Forte le mie mani. Lontani. Si sente? Marianna! Mi sta scrivendo l'autrice. Ah, dai. Di Amorimi. Ciao Marianna. È troppo riarrangiata per cantarla, dai. Hanno cambiato tutto. L'arrangiamento è completamente rivisto. Cambiata proprio. E adesso dico una cosa, non mi piace. Oddio, mi sembra qua la voce di. Oddio, come si chiama? L'avete fatta, bellissima, una poesia, una cosa, ma quell'altra era più. Ascoltala bene. Guarda com'era quella. Ascoltala bene fino alla fine. Certo che ascolta, è bellissima, ci mancherebbe poco. Stai parlando invece tu non ascolti, ascolta. Ciao Marianna. Ciao Antonio. Senti qua. A me sembra Zarillo, ragazzi. Non mi canta qua. Mamma mia, Francesca, che voce che c'è. Grazie. Cioè, proprio si sente l'intensità, capito? Proprio. Grazie. Ci metto il cuore. Mi piace tantissimo. E infatti. È la nazionale? C'è niente. Sicuramente c'è un'evoluzione. Poi io vado con il conservatorio di musica. Sabato e martedì. Ma che sono? Piano. Anch'io. Almeno con chi c'è. Canto, adoro la musica, perciò sento proprio i dettagli. Sabato non ci stai, no? Detto da. Italia-Finlandia. Sabato. Alle 20:45. Sai cos'è che c'è? Quanto? Maturità. 20:45 allo stadio Friuli. Di sonorità, di cose. Italia-Finlandia. Italia-Finlandia, valevole per. La voce martedì. Di lui è diversa, cioè, rispetto a prima. Martedì. Proprio il timbro, cioè c'è qualcosa di diverso, proprio con la vocalità, ma no? Sai, si cambia la prima è quella qualificazione, poi la seconda è una mica la sì, io penso che si maturi, si trova un colore, no? Diverso. Certo. Anche come parlavamo prima di Mimì, no? Se tu senti i dischi quando era ragazza più giovane, aveva un tipo di timbrica diversa. Crescendo ha acquisito quella, anche tutto magari anche dolore, sai cos'è le cose, brava capisce, le vicissitudini della vita, il dolore, la sofferenza, le si sentono da si morire. Sentono perché avendole vissute forse solo un artista deve comunque anche, passare anche, no, esempio, da questo percorso. Anche Masini la stessa identica cosa sì. Si nota tantissimo anche Masini. Mm-hmm. Il 26 marzo con Liechtenstein, ma tutto il giorno per qualificazione. Sì. Tutto però. Lo stadio Tardini di Parma. Radio Italia anni 60. 100.5. Però è nella zona del Lazio. Lazio, no, Milano mi sa che niente, Simo. Però ci può vedere in streaming perché siamo in diretta. Ah! Ci vedono? Tu basta che mette Facebook In diretta, ecco, su Radio Italia, Radio Italia. In diretta. Radio Italia anni 60 sul sito, Facebook, sul sito e puoi vederlo. Ecco là, ci vediamo con l'immagine là, Ah, ok. Che bella, raga. Il finale devi sentire che è. Ma ti piace ancora cantarla? Ti piace cantarla? Sì. Che bella, eh? Ci sono cantarla. Molti cantanti che rinnegano i propri successi.
però ma non mi mancano il cantarino della Lazio e i concerti il nuovo canta bello sto cambio quel croce di voci bello. Siete molto affiatati con voi. Grazie. Mami. Siete andati in pubblicità. Complimenti. Davvero. Io la trovo una versione più... Guardi. No, questa versione qua mi, ah, certo, mi acchiappa proprio. È veramente diversa. Sì, ma sai, all'inizio poi è chiaro, uno se si aspetta quell'altra. Ho detto proprio, questa è più romantica, lo sai, più poesia, più, capito? Poesia. Ecco, capito come dico? Perché tu quell'altro è boom boom boom. Io stavo in piazza lì a Levino. Quello che ma è quello che cerca adesso la poesia. E canta forte. Io vedo che sia anche due toni sopra. Cantava la prima parte, no, no, allora vai sempre quella. No. No, era lui che teneva più forse spingeva più la voce. No, non lo so. Mi dà questa impressione, attenzione. Può essere che magari anche la regolazione, no? Dei volumi. Perché tutta cantata sussurrata, bella. Hai capito come dico? Sì, sì. Oh, invece la cosa è più incisa. Non amarmi, hai capito? Capito? Ma questa è una canzone che c'è una poesia immensa. Ti sto dicendo che è bellissimo. No, perché il testo è importante, vero? Vai Roberto. Eccoci tornati in diretta, ma che colpa abbiamo noi? Sempre con me in studio Alberto Polifroni, Francesca Alotta e Marta Malesevich. Tu ti rendi conto che questa sera non posso dire i titoli delle canzoni? Perché abbiamo ascoltato una canzone bellissima. Beh, non amarmi, no. Sì. Sì. Prima abbiamo messo la canzone, come si chiama? La prima, Amori mio. E lei ha dovuto interpretare parola per parola, perché ovviamente la qui presente è talmente ignorante. Ma se tu sei nordica, hai vinto i concorsi in 7-8 nazioni diverse, che te devo dire? Non è io. Che puoi capire il dialetto. Hai girato Oslo, Copenaghen, Stoccolma, Helsinki, dappertutto. Infatti noi abbiamo pure un po' di cannoli qua da mangiare che ci ha portato. Tutte le città del nord, guarda, chiaramente, è una nordica, guardala. Meravigliosa, che le vuoi dire? È finlandese. Allora mi prendono sempre bella. In giro. No, no, quindi, è troppo bella. Francesca, allora, quindi adesso, prossimi progetti, abbiamo detto... concerto, quando inizia la tournée? In realtà io sto facendo diverse tournée, cioè la tournée teatrale che adesso abbiamo momentaneamente sospeso con il trio praticamente con cui siamo venuti, che tra l'altro qui a Radio Italia nei 60 abbiamo suonato dal vivo con Paolo Rainaldi e Piero Fortezza, sono chitarrista e percussionista. Io suono, oltre a cantare, sono anche le percussioni, mi sono ormai cimentata su questa cosa. Ti posso raccontare un aneddoto adesso perché mi hai fatto venire in mente? Io facendo il conservatorio ho fatto pianoforte, quindi quando suonavo eravamo più pianisti, ma quando si facevano i concerti, no? Praticamente c'era un pianoforte, allora ci mettevano a suonare il triangolo, capito? Ti fai un mazzo e poi ti trovi a suonare il triangolo. Tu capisci? Io sono arrivata al quinto anno, poi ho lasciato perché non ce la facevo più, facevo troppe cose, mi sono a un certo punto tra il canto, il liceo linguistico, cioè ho avuto un attimo di crisi. Ma nel periodo in cui sei stata un po' ferma, tu hai scritto anche qualche canzone? Sì, anche, sì. Sto continuando. Tutto in dialetto? No. Per la Felicia di Marta? No. Vabbè, guarda, in onore tuo farò in italiano, va bene? Ti prego, per la prossima, per tutti noi nordici, diciamo così, perché una voce così ovviamente ci farebbe anche piacere, no? Capire. No, hai ragione. Allora, facciamo una cosa, potrei fare intanto Amori mio, anziché farla solo in siciliano, una versione italiana. Grazie, e mi pensi quando e ti penso. Sì, no, vabbè, io ho ritrovato un po' le origini, devo dire, perché... non so, forse nei momenti in cui attraversi determinate emozioni, forse hai bisogno di ritrovare proprio
quelle cose, sì, di quando le radici, le radici, certo, capito? Ecco, quindi per me questo disco rappresenta proprio questo, quattro, un momento di ritrovo di, delle mie origini, non solo delle mie origini, ma di mio padre. È un, c'è tutto dentro un insieme di emozioni. Puoi dire anche ai nostri ascoltatori quello che hai deciso di fare all'interno proprio del CD, no? Ah, sì, 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 una cosa molto bella secondo me, perché ho deciso di praticamente scrivere le storie di ogni canzone antica per capire come erano nate, perché molto spesso non lo sappiamo, abbiamo un po' perso queste cose. Per esempio Vittina Crozza, io pensavo fosse una canzone antica, invece diciamo che il testo era antico, ma la musica è stata scritta da Franco Li Causi negli anni 50 ed è stata praticamente scritta perché era la colonna sonora di un film di Pietro Germi, Il Cammino della Speranza. Giusto. Sì. E divenne proprio insomma la colonna sonora di questo, e tra l'altro ho scoperto, tu che sei calabrese può capirmi, o cannoni, Vittina Crozza sopra un cannoni. Io pensavo che era il cannone. Invece ho scoperto che il cannone non era in realtà il cannone quello che esplode. Cioè, no, il cannone rappresenta l'ingresso del, perché era una canzone dedicata dei minatori, antica. Quindi praticamente il cannone rappresentava la parte dove entravano dentro la cava per andare alla grotta, capito, dove andavano. E quindi molto spesso, sì, molto spesso purtroppo qualcuno ci lasciava insomma la vita lì dentro, certo, e non riusciva magari neanche ancora a recuperarlo oggi, ancora oggi, tra e la... quindi facevano senza funerale, certo, ecco perché c'è tutto un senso questa canzone, ed è un peccato perdere la storia. Per esempio, un'idea veramente bella. E l'ho scritta anche in inglese perché penso che il nostro messaggio delle canzoni antiche vada recuperato e fatto anche divulgato in tutto il mondo, perché è importante non perdere queste nostre radici meravigliose che all'estero vengono molto apprezzate, molto spesso in Italia ce ne dimentichiamo. Ci sono la musica è avvicina, per esempio Voi dormite ancora, una canzone bellissima. Sarebbe Voi o Vuoi dormire? E Voi dormite ancora, è una canzone dedicata a una donna, come si chiama, una serenata, ed era dei primi del Novecento. E praticamente questa canzone durante la Prima Guerra Mondiale fu cantata da un soldato siciliano che prese la chitarra e cantò durante una pausa, diciamo, della guerra. Sai che c'erano le trincee all'epoca, no? Sì. Dall'altra parte c'erano gli austriaci. Quando ha finito di cantare c'è stato un applauso. Una cosa pazzesca da parte degli austriaci. Incredibile, sì. La musica, la forza della musica. Sì. Allora io infatti ero affascinata da questa storia, mi sono persa, e ce ne sono talmente tante, poi te le racconterò un altro giorno. Mettiamo l'altro brano. Bene, volentieri. Adesso io non dico i brani questa sera, ve l'ho già detto, perciò fate voi. Ma la rivediamo perché lei viene sempre a Roma. Sì. La perché altra cosa vogliamo lasciarci con una canzone che è allegra. Sì, Utilodissi, che è una canzone di Rosa Balistero, la nostra cantastoria. Non abbiamo stabilito Reginella per salutarla. Sì, sì, però se le ha queste preferenze. Ah, insomma, certo. Io direi che Utilodissi, perché è una canzone molto allegra. Se no, se preferisci, Reginella, è tutto. Allora. Come preferisci? Facciamo un sondaggio. No, facciamo quella, dai. Ah, ok. Perfetto. Allora, che Utilodissi. No, però dobbiamo andare in un altro rapporto, dobbiamo andare nel calcio. Francesca, perché c'è la nazionale. Io ti ringrazio di cuore, sì, più tanto stasera ho imparato un sacco di cose da te, che è la cosa più importante, no, quando è un artista. Ho fatto 40 minuti di Francesca Lotta, radio anni 60, e siamo felicissimi di aver fatto 40 minuti, perché è una grande artista, è una bellissima donna. Che e andiamo tutti a comprare il disco. Anima Mediterranea. Francesca Lotta, un abbraccio, grazie. Grazie Francesca, davvero. Vai col disco, grazie. Piero, pensa a sentirla a raccontare quella cosa, no? Che senti ti affascina. Grazie, guarda. Metti la più fare il coco. No, voglio fare. Aspetta un secondo prima di parlare, perché c'ho un solo domani. Quindi parte il disco. Mi perdonerai? Ai. Perdonato. Quindi voi te... Bella impossibile. E adesso loro parlano di calcio. Eh sì. Ma
Villa. Tu sei free. Ok. Sei libera. Accompagnano adesso di qua, certo, o di là? Certo che... dove... sì, ti accompagno di là, allora. Accompagno di qua? Io saluto e poi vado... E di là ti perde. Okay. Di là dove ti porta la prima, la porta di là? Sì, allora. Se no, qua. Grazie. Ciao, amici. Vi faccio salutare questa bellissima donna, oltre a... Ciao, ragazzi.